Ciao, benvenuto in un nuovo video. Oggi parliamo di improvvisazione, jazz, gypsy in particolare. Non ho mai fatto video gypsy, volevo per gli amanti di questo genere farti mostrare una serie di leaks, di idee, come faccio nei miei corsi di improvvisazione jazz e armonia. Spiego nei dettagli l'analisi melodica e armonica, come applicarli poi. Vediamo il primo su un accordo di Sol settima. E il lick fa così: 1, 2. Quindi su un accordo usa dei cromatismi, ovviamente, no? Parte dalla sesta dell'accordo. Altro cromatismo. Sesta maggiore dell'accordo. Secondo licks in si minore. Quindi fa quindi un arpeggio di si minore 6. Terzo licks, idea in re settima. Facciamo un arpeggio di re settima. Vedi, ma con il re a vuoto. Nel gypsy si usa molto la pennata consecutiva, no? In giù, tutto giù, giù, su, giù, 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 su, giù, su, giù, 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 su. Altra idea su un accordo di Mi di dominante di tredicesima. Se sei nuovo, ti invito a iscriverti al canale e clicca sulla campanellina così ricevi le notifiche quando pubblico questi video gratuiti. E se vuoi approfondire nella descrizione, guarda i corsi completi di improvvisazione jazz, 60 video, 60 lezioni scritte e così armonia pratica, sono due corsi collegati, guarda nella descrizione. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ti ringrazio per essere stato con me. Ciao!